Non so se hai avuto modo di vedere l'ultimo discorso che ha fatto Obama durante il tradizionale incontro con i corrispondenti della Casa Bianca. Ci sono persone che sono d'accordo con Barack Obama, altre che dicono: ma meno male che se n'è andato, oh, queste battute come sono stupide. Insomma, abbastanza normale, perché se non fosse così mi verrebbe da dire che razza di politico sei, perché in realtà devi sempre cercare di creare chi è favorevole a quello che dici e chi è contrario. Detto questo, però, cosa possiamo apprendere dal presidente dal punto di vista comunicativo, quando comunichi in pubblico? Numero uno, l'ironia, l'autoironia. C'è un momento in cui, ad esempio, il presidente ricorda l'incontro di qualche giorno fa con il principino George, il figlio di William e Kate. Questa foto che è stata diffusa, si vede appunto il principino in vestaglia, quindi in vestaglia, che stringe la mano al presidente Obama. Allora lui cos'è che dice il presidente? Sono stato all'incontro con il principe George che mi ha accolto in vestaglia. Una chiara rottura del protocollo. Lì ha approfittato di quell'episodio per fare dell'autoironia. Altro esempio che mi viene, possiamo pensare al momento in cui dice da capo degli Stati Uniti passo a capo del divano. Questo non prendersi sul serio fa comunque la differenza quando comunichi, quando parli con gli altri, ti rende un po' più umano, quindi ti avvicina di più alle persone, alla gente che ti sta ascoltando. Secondo punto, utilizzare degli oggetti quando parli in pubblico. Adesso nel caso del presidente c'è stato davvero, lui è uscito addirittura fuori dal protocollo. Che cos'è che ha fatto? Ha lasciato cadere un microfono. È ovvio che questa cosa non te l'aspetti, magari fosse una rockstar, ma non te l'aspetteresti da un presidente degli Stati Uniti. Però lui l'ha fatto, ha lasciato andare questo microfono, ha utilizzato anche un oggetto, quindi sia l'oggetto sia il fatto di lasciare andare, quindi di tralasciare, quindi di spezzare quello che è il protocollo in quel caso della sua comunicazione, perché tu non te l'aspetteresti mai, quindi è qualcosa di insolito. Quindi quando tu devi creare, quando devi comunicare, pensa a qualcosa di insolito. Puoi pensare a che oggetto poter utilizzare, ad esempio potresti presentarti, che ne so, con una spada, o con una spada ovviamente giocattolo, o con un pupazzo, quello che ti pare, però deve essere un oggetto extra che ti aiuta a sottolineare quello che stai dicendo. Nel caso invece del presidente, lui cos'è che ha fatto? Oltre ad utilizzare un oggetto che è quello che aveva in quel momento, che era il microfono, lasciandolo cadere, ha anche sottolineato il suo addio, il suo lasciare andare quella che era la comunicazione, quello che era il suo rapporto con i corrispondenti in quel momento. Obama